fare un'isola di Qui è una testimonianza della, della cattiva educazione civile, civica, etica, morale e professionale di tutti i cerretani. Abbiamo già dato una giornata ecologica. Abbiamo rimasti soli. Tutti consensuali a questo tipo di giornata verdica. Diamo l'esempio noi per primi. Ecco l'esempio, vedete? Pasquetta. Siamo lieti di dare notizia che la prima domenica di maggio... Ma ci stanno certi strani animali qua. Per cortesia, organizzeremo una giornata ecologica, gruppo giovani di cerretti. Mettetevi a collare il guinzaglio! La prologo. Potete notare anche la lunghezza del collo. Lui è uno dei primi sostenitori, dei promotori anche dei promotori. Degli ambienti. Inquadrare il fuoco fatto da Ruscio. Eccomi. Stiamo facendo un servizio importante. Il servizio, eh? Un servizio importante. Siete pregati di. È una cosa seria. Di oscultare. Di oscultare. Oscultate tutti. Oscultate tutti qui il portavoce della Lega Ambiente. Speriamo che intervengano più persone possibile, perché più saremo e meglio saremo. No, migliore sarà il risultato. Sicuramente, anche se la montagna di Cerreto ha un'ampiezza territoriale molto ma molto vasta. Che cazzo ti ridi? Noi faremo di tutto per poter... Non lo fate sforzare troppo a parlare con la speranza che non siano tutti come Federico che ridono. Esatto, Federico. E inquinano, più che altro inquinano. Non l'ha buttato Federico. No, perché Federico il caffè se lo beve. Bicchiere l'ha buttato lui. Scrivi, Comunque va bene, cercheremo di educarlo al rispetto dell'ambiente. No, no. Da signori, da cultori del... Come lo siamo? Vai, Marco! Tu sei l'arbitro? No, faccio il terrorista. Ah, siamo giunti al 15° del primo tempo, quando le squadre sono in mezzo al campo. Liucci, la palla per Leonardo. Leonardo il lancio per Bruno, c'era un fallo qua avanti. Attenzione, ancora Leonardo. Tunnel. Vitale, se ne va. Detto. Alla prossima la ammoniamo. L'ammunizione. Lo fa tutte e due. La palla per ancora. Adesso il lancio per Dino. La partita si è conclusa con un risultato di 3-2 per il Roma. Gol del Pupone e un gol di Bruno. L'intervista. Un rete blu. Ci sono della pubblicità. Oh, Luis Coca-Cola. Allora, protagonista della partita. Luci. Sono una partita dura. Eravamo in inferiorità numerica. Però soprattutto non quelli... ci posso credere. I ragazzi che giocavano dietro, porca miseria, hanno lottato, hanno chiuso tutti i varchi e poi hanno rilanciato bene in contropiede. Ciao Ma. Io ho fatto del gol, contento per la prestazione, però sono stati facili, merito degli altri. Non calcio, Ho dovuto soltanto metterla dentro. Parto il primo, sono un po' più difficile perché mi sono dovuto girare. Passo casualmente. Siamo andati bene e speriamo di continuare così. Il campionato è iniziato bene. Ecco, allora, i tre gol. Il primo è stato più bello. Ma era tutti giocato dei palloni. Mi sono girato bene. È partito bene il diamante col piede con noi, il mio, il sinistro. Tutti contropiede. Gli altri due contropiede l'ho dovuto tanto mettere dentro. Il quarto poi avresti dato un favore a Daniele che nell'azione prima aveva fatto qualche gol. È stato soprattutto un miglioramento tattico. Sì, dalla prima volta. Soprattutto giocando in linea il primo anno. Veramente! Ci sono dei problemi. Però piano piano gli schemi cominciano a funzionare. Il mister ce li fa provare molto negli allenamento. Ecco, vediamo di continuare così, la strada è quella giusta. Adesso la ringraziamo Liucci, passiamo all'altra sponda, l'uomo della rimonta, il Giovinazzi. Abbiamo provato in tutti i modi e maniere a segnare, sicuramente chi ha visto lei ha visto la partita, sicuramente lei ha notato 4 gol loro su 4 contropiedi, cioè netta predominanza della squadra del resto del mondo. Devo anche ammettere che sinceramente ho giocato da solo contro tutti gli altri. Cioè, loro erano una squadra di pallone, noi eravamo 4 rammucchiati, l'unico che sicuramente era tutto campo sono stato io.
Io sono una persona molto modesta e devo dire che comunque al secondo tempo ci rifaremo sicuramente. Ecco, grazie. Ah, grande parata del portiere Danilo. Bella partita. Poi questo campo ho dei bei ricordi. Adesso andiamo a intervistare. Rivendi quello schifo. Rivendi quello schifo. Per play. Non sta mai ridicolo. Vado, sì, nonostante la scorrettezza di Giovanni Bruno mi ha veramente quasi spezzato una gamba. Nuovo rivelazione, gol. Aprimi un po' sta cosa. Di Giovanni mi ha tolto il gol. Devo tagliare. Gli avrei. Volevo mettere in chiusa. Gli avrei dato una salsiccetta per quel gol. Marco, il coltello mi sono e me lo diceva prima. Ok, grazie. Devo dire l'ultima cosa. Come avete notato anche nelle interviste degli avversari c'è sempre il nome di Bruno Di Giovenale. Vuol dire che sinceramente ha retto la squadra da solo. Nel bene e nel male. Vediamo da sinistra a destra i 5 pupazzi italiani. Quando uno mangia, vuole stare in pace. Oh, però il salame non lo pigliamo. La rotella no! La Vedete, questi ragazzi potrebbero essere potenziali vittime di un nuovo mostro di Firenze. E quel bambino tranquillo che suona la chitarra potrebbe essere il nuovo Pacciani. C'è una certa somiglianza. Vedi, ora fa finta di niente, no? Si inventa le domande perché a me pare di distogliere l'attenzione. Ma che è sto orologio? Yeah.